Per contrastare l'evasione in linea con la legge 58 del 28 giugno 2019, anche il Comune di Chieti mette in campo una serie di iniziative proprio per facilitare il fatto di mettersi in regola per alcuni artigiani e commercianti. Assolutamente, stiamo portando avanti questo percorso insieme alla collega al bilancio Tiziana Della Penna perché riteniamo che l'applicazione di questa legge debba prevedere un percorso di condivisione con le attività commerciali e soprattutto di messa in regola di quelle che ancora non lo sono. Il tutto sia per appunto una gestione virtuosa dell'ente, ma al contempo per dare il giusto merito alle tante, tantissime, alla maggior parte delle attività che sono pienamente in regola con i pagamenti dei tributi locali. È chiaro che in un momento di difficoltà l'intento non è in alcun modo quello di appunto voler essere da questo punto di vista rigidi nella appunto quello che poi sarebbe dovuto delle attività commerciali, ma c'è la volontà di consentire loro di mettersi in regola anche alla luce ovviamente di una normativa alla quale poi subordineremo il rilascio o il rinnovo delle licenze. In un momento di difficoltà così forte per le attività commerciali, come si può coniugare questo con il fatto di mettersi in regola? Con linee guida inclusive che consentano alle attività commerciali che lo vogliono fare, ma che, come ben ricordava, non hanno la possibilità, perché il momento è un momento particolarmente difficile per un contesto congiunturale che noi combattiamo quotidianamente con le tante iniziative che stanno portando gente in città. Ecco, però, per consentire loro di mettersi in regola, perché tutte vogliono mettersi in regola, beh, dobbiamo anche creare dei percorsi che possano facilitare questo processo. Ed insieme alla collega al bilancio e con il mio assessorato abbiamo veramente studiato un percorso che renderemo noto nel corso dei prossimi giorni e che avrà questo intento: da una parte consentire all'attività di mettersi in regola, dall'altra comunque, insomma, per un ente il pagamento dei tributi locali è qualcosa di fondamentale, oltre che in materia di gestione virtuosa dell'ente, ma anche ovviamente nel pieno rispetto di quelle che sono le normative.